Carissimi genitori digitali, benvenuti in questo nuovo episodio di Essere genitori nell'era digitale. Io sono Ivan Ferrero, psicologo del digitale e delle nuove tecnologie. In questo episodio vi presento un personaggio molto particolare, di cui non vi svelo nome e cognome, forse in seguito, non lo so, vedremo. Allora, lui si chiama oppure fa parte del progetto Be a Bear, ossia sì, un orso. Infatti, quello che voi vedete qui, per chi sta osservando questo episodio attraverso il video, vedete un personaggio con un'inquietante testa di orso bianco, molto inquietante in effetti, anche io quando l'ho visto. Allora, in realtà al secolo Filippo Zironi, lui produce musica e lo fa in un modo molto particolare, ossia utilizzando esclusivamente il suo cellulare, ed è questo che mi ha un po' incuriosito, perché noi molto spesso vediamo le persone, ma soprattutto i ragazzi in questo caso, stare sempre sul cellulare, ma raramente, o comunque troppo raramente, mettiamola così, non così spesso come dovremmo, non ci chiediamo ma che cosa sta facendo concretamente ed effettivamente sul nostro cellulare il nostro ragazzo. Allora ecco che quando ho incrociato Filippo, che a quei tempi per me era ancora B e Bear appunto, ho visto i suoi video e poi ho saputo che faceva tutto attraverso, esclusivamente appunto attraverso il cellulare, e allora ho detto no, qua caro orso devi fare un'intervista con me. Comunque a parte scherzi, è un grandissimo piacere presentarvi Filippo Zironi, ossia B e Bear. Buongiorno Filippo. Ciao Ivan, ciao a tutti. Io dal 2015 che ho lanciato, mi sono inventato questo progetto. Sono un orso buono, anche se può far paura la maschera. Di solito mi diverto anche a far prendere un po' paura alle persone quando mi metto la maschera, ma in realtà sono molto molto buono. Sì, no, il progetto, come hai detto Ivan, è tutto costruito sull'utilizzo del mio cellulare, che in questo caso è un iPhone, e tutto intendo a 360 gradi, nel senso che creo la musica, i video, le grafiche e anche tutta la gestione, diciamo, della comunicazione, che può essere sui social o comunque col personale, insomma, dei locali, tutto a 360 gradi. Cioè, non ho mai aperto il computer, diciamo, per portare avanti questo progetto. E ci si può riuscire, ecco, quindi. Sì, infatti, ecco, questa è la cosa più sconvolgente, Filippo, che sinceramente mi ha lasciato così. Che ci si può riuscire, adesso ci arriviamo, ok? Questa la metto un attimo in stand-by, perché sinceramente questa cosa ha suscitato una curiosità che non è solo professionale, e ci arriviamo tra un po', ma anche personale, ok? Perché tutte le volte che io ho provato ad usare semplicemente un cellulare, insomma, diciamo che ho trovato un po' una frizione nell'utilizzo, perché anche io ovviamente sono molto mobile, perché mi sposto molto per i miei progetti da una scuola all'altra, passo molto tempo nei bar e quindi per portare avanti altri lavori ho bisogno del mobile. Non posso permettermi appunto di tornare a casa, avere il mio desktop e così via. Quindi ok, molto, molto interessante questa cosa. In effetti sì, la maschera è un po' inquietante, e ho notato anche nei video dove ti riprendi per strada che le persone hanno appunto delle reazioni un po' particolari, nel senso che in alcuni casi anche si spaventano proprio. Quindi spiegami meglio in che cosa consiste il tuo progetto, ossia com'è che sei arrivato ad avviare un progetto di questo tipo, perché tu quindi fai tutto da solo, giusto? Non hai uno staff dietro oppure una band o no. Tutto esatto, quindi tutto da solo, e soprattutto com'è che sei finito a farlo esclusivamente utilizzando un iPhone? Perché in genere ormai gli iPhone, ma anche gli iPad o comunque i tablet, vengono anche molto sponsorizzati per i lavori creativi, come ad esempio il tuo, però solitamente, almeno anche nel mio immaginario, ma anche per la mia esperienza professionale, comunque sì, ok, io posso riprendere
o registrare attraverso un iPhone, ma prima o poi finisco sull'iPad, ad esempio per editare video oppure la musica con GarageBand, queste applicazioni varie e così via. Quindi, com'è che sei approdato a questo progetto? Com'è che ti è venuto in mente? E com'è che sei finito a lavorare esclusivamente con un cellulare? Allora, io in realtà faccio musica da quando ho 14-15 anni. Suonavo una classica band dove si suona, si prova nelle sale prove, si suda tutti dentro insieme. Vabbè. Finito quel progetto, le idee non mancavano e ho iniziato a utilizzare il cellulare, il mio cellulare, quello che hai sempre in tasca, semplicemente per registrare delle piccole idee, delle piccoli giri di chitarra o qualcosa legato alla voce, e le tenevo registrate nel cellulare come memo musicale, no? E ci aggiungi una cosa, ci provi a mettere una batteria per vedere se gira bene, e da lì mi sono reso conto che avevo finito una canzone, ma proprio senza neanche rendermene conto. Ho detto, e poi mi piaceva, bella, e con una qualità anche audio che mi aveva stupito, perché se inizialmente lo vedevo solo come una roba da appoggiare lì, poi dopo lo riprendo, lo utilizzo non so in che modo, con un computer, vado in studio di registrazione, roba come avevo sempre fatto prima, mi sono reso conto che la canzone aveva una qualità audio molto buona, non forse da CD musicale, però molto buona. Da lì mi è venuto automatico a continuare a usare questo metodo, diciamo, no? E migliorando sempre di più, perché io devo dire la verità, non sono un esperto di tecnologie o di applicazioni o di... Io nasco come chitarrista e sì, a parte la chitarra non ho mai approfondito tutto il mondo dei software nei computer, quindi pian piano ho imparato a capire anche come che applicazione usare, come usare meglio un'applicazione e come poter anche ottenere un risultato finale migliore. Comunque da una canzone ne è nata un'altra, mi mancava un video, ho detto beh, proviamo a fare un video, no? E anche il video, pur non avendo grosse esperienze in videomaker, avevamo girato dei video con la vecchia band con cui suonavo, però mai, cioè io ero ripreso, diciamo, no? E anche lì ho visto che il risultato mi piaceva ed era interessante. Mi sono posto anch'io a un certo punto la domanda, ma perché poi io all'inizio avevo un iPhone 5, quindi lo schermo era anche più piccolo di quelli che ci sono adesso, che girano adesso, sono tutti più grandi gli schermi, quindi sì, era veramente piccolino, no? Mi sono chiesto, vabbè, non ho un iPad, potrei comprare un iPad e lavorare un po' meglio, no? Però in quel momento lì poi è scattata chiaramente la parte più pazza e matta di me, e mi sono impuntato un po' a voler fare tutto con l'iPhone, perché in realtà in questo progetto c'è tutto anche un... ci sono tante cose dentro, c'è anche il discorso di... delle... come si può dire? Delle, poter fare qualcosa con poco, e quindi è anche un progetto low budget, tra virgolette, ok? Un iPhone costa parecchio rispetto ad altri cellulari, ma io ce l'avevo già in tasca, quindi non ho dovuto comprare niente. Mi sembrava il fare il passaggio di comprare, non so, un iPad, oppure perché utilizzare anche un computer, mi sembrava che andasse fuori dall'idea del mio progetto. Doveva essere una roba semplice, cioè veramente il messaggio, uno dei messaggi è la semplicità di questo progetto. E quindi ho deciso di continuare con col solo utilizzo del cellulare. Ed era anche un esperimento, volevo vedere se ci riuscivo. E alla fine è uscito un album, poi un EP, un altro album, un altro EP, e sto ancora andando avanti in questo modo. Poi chiaramente dopo c'è anche la parte di, fra virgolette, marketing musicale e il fatto di sentire dire, non so, il primo artista, l'unico artista in Italia o forse nel mondo che fa tutto con Sì. l'iPhone, cioè, è una roba un po' particolare, un po' matta, giustamente, però Certo. attira, è una roba. Che però è arrivato dopo il discorso del marketing, nel senso che tu sei quindi partito da un discorso molto semplice, ossia, ma perché devo andare anche proprio concretamente a spendere soldi andando a cercarmi l'apparecchio
di qua e di là, non c'è nulla di male per carità, però tu hai fatto un altro discorso, ossia io ho già in tasca un mezzo che oramai al giorno nostro, vabbè, tu avevi l'iPhone 5, quindi oggi ancora di più, sono comunque dei mezzi ultrapotenti. E poi è vero che per carità, oggigiorno un PC ti costa meno di un cellulare, perché stiamo parlando anche di iPhone, e magari anche di, se parli, ma non solo iPhone, anche gli Android di top di gamma ormai comunque possono costare anche il doppio di un buon PC, magari per lavoro creativo no, possono più o meno può costare uguale, ecco, mettiamola così. Però, come dici tu giustamente, però nel caso del computer dovrei comprare un attrezzo in più, mentre invece io il cellulare ce l'ho già, quindi se io spendo, adesso butto lì a caso, tipo 1000 euro per un cellulare, perché ci gioco, ci faccio i filmini per me, mi piace la fotocamera, eccetera, quindi comunque vedo che posso spendere 1000 euro per un cellulare. A quel punto io quello stesso cellulare, già che ci sono, tra virgolette, lo posso comunque utilizzare per fare lavori creativi molto più impegnativi, che non sia il semplice, il classico meme, il classico, quella cosa che ti viene al volo, che poi magari diventa una storia su Instagram e così via. Quindi, perché parliamo proprio di nel tuo caso, di un vero e proprio progetto discografico, almeno lo è diventato. Perché non Esatto. parliamo di un video, di una canzone, perché sono buoni tutti, faccio un esperimento, poi però vedo che col cellulare non ce la faccio, comunque un esperimento l'ho fatto. Nel tuo caso parliamo anche di vari LP, anche di premi, giusto? Esatto, sì. Quindi. Sì, premi proprio legati ai video, che è una roba Sì. che non mi sarei mai aspettato, ecco, perché veramente non ho una formazione artistica. Legata al video comunque, quindi Sì, fa piacere. e poi trovo anche molto interessante quello che hai detto tu riguardo al fatto che tu sei partito che non avevi grandi conoscenze di videomaking, video editing e cose del genere, anche perché la tua esperienza era comunque nella musica, quindi sicuramente avevi esperienza in quell'altro lato, però nonostante tutto tu hai realizzato i tuoi video e così via. Quindi questo può anche essere un messaggio molto interessante da lanciare ai suoi genitori, ma anche ai ragazzi in questo caso, oppure ai genitori che lo possono raccontare ai ragazzi. Ossia, penso che lo ripeterò più volte nel corso della nostra chiacchierata, ossia, non è tanto lo strumento. Certo, è ovvio che se lo strumento è iperfigo, iperpotente, è ovvio che è più facile, è meglio, è tutto quanto, ci mancherebbe. Però non è tanto lo strumento, perché parliamo comunque di ragazzi in questo caso, ma è l'idea. Esatto, sì. Quindi, anche perché stavo pensando che quello che fai tu, magari con un iPhone, a livello sperimentale, lo può realizzare anche un ragazzo, magari con un Android da 200-300 euro. Nel senso, non vorrei neanche che passasse il messaggio. Certo, poi tu lo fai per motivi professionali, quindi è ovvio che comunque se lo vuoi fare con un cellulare, ti serve anche un cellulare di una certa potenza. Questo sicuramente. Però, parlando delle sperimentazioni che fanno i nostri ragazzi, invece, diciamo che non c'è bisogno di comprargli l'iPhone da 1400 euro, 1300 euro, ma per organizzare queste cose, comunque anche un Android da 200-300 euro con le giuste idee può anche essere molto divertente, anche molto istruttivo e molto utile. Non so come la pensi. No, sono d'accordo con te. Ad oggi mi viene da dire che la qualità dei cellulari è altissima. Tutti, cioè qualsiasi, dall'iPhone ad Android o iOS, sono tutti veramente, dalla fotocamera, ma anche da come funzionano. Sono dei piccoli computer portatili. Quindi sì, non credo che ci sia tanta differenza da un sistema operativo all'altro. Ecco, quindi anche un cellulare a 200-300 euro si fa già. Tutto, non so, io, cioè, dal mio punto di vista, il mio punto di partenza è chiaramente, cioè, avendo suonato quando ho iniziato il progetto, era 15 anni che comunque ero nel mondo della musica, e quello chiaramente è una base che mi ha aiutato, perché hai comunque già un'esperienza a livello di composizione. E non solo, anche un po' di come va il mondo della musica, Sì, certo. cioè, anche sui videoclip. Io, vabbè, non avevo competenze nella costruzione di un videoclip, però ne avevo visti tanti, avevo fatto attenzione. Era 15 anni che
giravo nel mondo della musica, quella è già una base di partenza, perché se non avessi avuto quella non so se sarei riuscito a creare tutto quello che ho fatto, no? Perché io lavoro con dei, per lavoro lavoro con i ragazzini, no? E loro sanno che quello che ho creato, e tante volte mi capita di dare anche dei consigli a loro, e vedo proprio che chiaramente sono giovani, devono pian piano entrare un po' nel mondo della musica, sia come studio o comunque come approccio a uno strumento, ma anche proprio al mondo della musica. Certe dinamiche, certe. Cioè, non basta solo avere una canzone, dico, questa canzone divento Certo, famosa. Cioè, certo. c'è tanto di mezzo, no? E quello è un po' quello che mi ha Questo. aiutato anche in questo progetto, avere una base, una piccola Sì. base, perché, però a livello musicale, ecco, a 360 gradi. Questo è molto importante perché in effetti quello che io noto sempre, che racconto sempre anche ai genitori, è che purtroppo c'è tutta una fetta di show business, e quindi intendo proprio più in generale, che vuole mostrare solo il lato edulcorato di quel mondo. Adesso non parlo solo del mondo della musica, parlo anche del mondo della televisione, del cinema e così Esatto. via. Per cui si concentrano solo su quelle persone che ottengono certi risultati, ad esempio milioni di visualizzazioni su YouTube, milioni di follower su Instagram e così via, e questo per loro interesse. E il problema è che facendo così, però, noi tagliamo ai ragazzi tante altre possibilità. Perché? Perché innanzitutto lanciamo un messaggio molto deleterio per loro, ossia o hai milioni di follower su Instagram o non sei nessuno, cioè se ne hai 100 non sei nessuno. E questo sotto certi aspetti anche demoralizza e demotiva i ragazzi, o almeno magari non li demotiva, ma non gli permette di apprezzare il lavoro che loro stanno facendo. Perché anziché gioire del fatto che hanno raggiunto i primi 1.000 follower su Instagram, ad esempio, o le prime 1.000 visualizzazioni su YouTube, pensano di essere delle robette. Perché? Perché non sono arrivati al milione. Quindi manca purtroppo in quella fetta di show business, che è quella che viene più esposta ai nostri ragazzi, solitamente almeno, manca tutto il lavoro che sta dietro, tutto quello che si è dovuto fare, perché comunque è oltretutto non solo quello, ma anche quello che io definisco il valore dei piccoli numeri, perché poi alla fine i piccoli non sono. Quindi, se io faccio musica, è vero che anche da ragazzo, ma non solo, magari la mia aspirazione è quella di approdare, a riempire gli stadi con i miei concerti e così via, e va benissimo, perché comunque un'aspirazione ai ragazzi va lasciata, questa forma così prorompente, ah, ce la devo fare a tutti i costi, però devi anche capire che devi anche gioire se magari per la prima volta ti chiamano in una sagra di paese, in una piazza di paese. O che ne so, magari per una serata in un locale dove magari ci saranno solo tra virgolette 50 persone, che però è un inizio e così via. Ad esempio, nei miei progetti di educazione digitale, io entro spesso a contatto anche con rapper locali, quelli che io definisco rapper locali, e sono molto interessanti. Ossia, io sto conoscendo proprio un underground di rapper e trapper che sono praticamente sconosciuti se non nel loro quartiere. Quindi finisce che io vado in una scuola, i ragazzini di quella scuola, quei rapper lì, li conoscono tutti, cioè tutti i ragazzini conoscono quei rapper, e di fuori di quel quartiere quasi nessuno, paradossalmente. Però anche questi artisti comunque hanno un valore, perché raccontano il loro quartiere e così via. Questo poi è un altro discorso, però ecco, il rischio, in effetti, come dici tu, è quello di far focalizzare i nostri ragazzi solo sui grandissimi numeri. Salvo poi deprimersi quando non li raggiungono, perché comunque adesso, detto tra noi, quanti nel concreto riescono ad arrivare a 3 milioni di visualizzazioni su YouTube, ad esempio? È ovvio che è solo la punta dell'iceberg. Ciò non toglie che comunque non si possa comunque portare avanti una passione anche se non si arriva a quei numeri, e anche essere soddisfatti di quello. Ecco, esatto, infatti io volevo sottolineare questa cosa, che Sì. io la provo a ragionare in questo modo, e lo provo a dire anche ai ragazzi quando capita. Mettere da parte proprio i grandi numeri, tutto come funziona il mondo oggi, ma
puntare solo sul fatto ti piace quello che stai facendo, ti piace la canzone che hai fatto, ti diverti a suonare, ti diverti a fare bene. Questo è il punto, è la Sì. base di tutto. Cioè, fallo perché ti piace, non fallo, va bene, è giusto, bisogna sognare, bisogna insegnare anche a sognare ai ragazzi, ma hai Certo. una passione, ti piace, fallo. Fallo, portalo avanti, Sì. prova a portarlo avanti col sorriso, col divertimento, senza badare troppo Certo. a ma ha messo pochi like, te fallo, ti piace, avanti. Poi ci ragioni dopo, vedi se ti Sì. continua a piacere, vedi se i numeri crescono o non crescono, prova a fallo, perché nella vita credo che ognuno ha delle passioni, portarlo avanti è essenziale, ti fa anche stare meglio, ti migliora, ti... E io provo sempre a dire questo, fallo perché ti Sì, piace. ed è esattamente, e oltretutto l'altro messaggio è tutto questo, tu, cioè seguire le tue passioni, lo puoi fare già da oggi perché gli strumenti li hai già in mano. Questo è anche un altro messaggio, perché un'altra fetta di messaggi distorti che spesso vengono lanciati ai nostri ragazzi è che serva chissà quale attrezzatura, chissà quale roba a tutti i costi, anche solo per poter partire. Poi ovvio che se vuoi superare un certo livello, è ovvio che poi devi dotarti di attrezzature di un certo tipo, ci mancherebbe. Però molto spesso poi i ragazzi si lasciano comunque demotivare perché non hanno il microfono tot, non hanno questo tot, non hanno questo tot. Poi noi, se andiamo a vedere anche i grandi della musica, ad esempio, come hanno iniziato, di sicuro non avevano le chitarre elettriche da migliaia di dollari. Adesso io parlo di chitarra elettrica perché sono appassionato di rock, hard rock, heavy metal. Quindi però potremmo fare ragionamenti di questo su ogni, per Esatto. ogni genere musicale, anche uscendo dal discorso musica, anche video e così via. Ad esempio, mi ricordo una volta in un gruppo di ragazzi che seguivo e c'era un ragazzo che aveva in mente delle robe riguardo alla fotografia, però aveva una reflex, un po' così, no? Che era stata regalata, però diceva, proprio per questo mi servirebbe il cavalletto, perché, eccetera, eccetera, e quindi non iniziava mai. E un altro ragazzo, sì, infatti, appunto, un altro ragazzo del gruppo, parliamo comunque molto tempo fa, i tempi in cui i cellulari non avevano la fotocamera di oggi, quindi comunque la macchina fotografica era l'unico modo per scattare foto decenti, quindi parliamo già un po' di anni fa. E invece poi un altro ragazzo di quel gruppo, una volta, siccome questo sarebbe partito per via, allora ha detto: guarda, mi passi la tua macchina, tanto solo per una settimana, voglio fare delle foto. E questo qui era veramente appassionato di fotografia. Cosa faceva? Non aveva il cavalletto, non è che se ne è comprato uno perché non aveva i soldi, cioè la famiglia ovviamente non glielo poteva permettere. Cosa faceva? Lui improvvisava, ad esempio, i cavalletti, metteva la macchina fotografica su un muretto, aggiungeva qualche pietruzza se non era ben allineata, insomma si sbatteva e faceva le sue fotografie. Ecco, noi dovremmo aiutare i nostri ragazzi a portare avanti le loro passioni proprio in questo modo. Quindi tu vuoi seguire questa passione, ma al momento io non ti compro l'attrezzatura iperfiga, perché non deve essere quello il focus. Tu inizia a fare, come dicevi tu, esatto. Inizia a scattare, inizia a provare piacere per quello che fai. Poi l'attrezzatura figa verrà col tempo, perché ad un certo punto potrà anche diventare una naturale esigenza. Però, appunto, è un discorso che arriva dopo, non prima. Ecco, D'accordissimo, la vedo proprio così. questo è fondamentale. Parlando di cellulare, come è cambiato il rapporto con il tuo cellulare, con questa esperienza? Se è cambiato? Perché noi spesso pensiamo al cellulare appunto solo per le cose, tra virgolette, da cellulare. Ecco, quindi tu sei andato oltre. È cambiato qualcosa il tuo rapporto con questo strumento? Oppure. Allora, beh, inizialmente gli ho voluto più bene, nel senso che se prima lo vedevo come un semplice cellulare, passando qualche mese, un anno, veramente lo vedevo come veramente qualcosa di più, quindi una sorta di computer, ma ancora di più, uno studio di registrazione anche portatile. Quindi ho iniziato proprio anche a capire meglio come salvare tutto quello che avevo dentro, perché dopo diventa una specie di insomma, una roba importante che non puoi perdere nulla, non è Certo. meglio. Quindi lo tenevo anche, non che prima lo trattassi male il cellulare, ma ho iniziato a
anche meglio perché non potevo permettermi di romperlo, perderlo. Mi è successo una volta per dire, il cellulare ha avuto un difetto il giorno prima di un live, perché io anche nei live, comunque il live, ovviamente, visto che il progetto è a 360 gradi, è tutto gestito dall'iPhone. Ho delle videoproiezioni Pensa. legate, collego l'iPhone a un videoproiettore, e quindi però tutto parte dall'iPhone, ci sono delle basi che partono dall'iPhone, quindi io Sì. non potevo permettermi, il giorno prima si spegneva da solo l'iPhone, non ho capito cosa era successo. Poi Questo era il un detto problema di un iPhone è strano, perché adesso io strano. non voglio innescare la guerra iPhone contro Android, io li ho avuti tutti, anche BlackBerry, anche Symbian prima, quindi posso parlare per tutti. Per esperienza l'iPhone anni e anni ne ho cambiati vari, ma li ho cambiati perché a me piace tenermi aggiornato con la tecnologia, non perché non andassero bene. Perché passate ad altre persone, sono andati avanti ancora per anni. Quindi mi può postare sentire che un iPhone si comporti in questo modo. Dicevi comunque? Che mi è successo il giorno prima di un live, cioè di un live in realtà, di un tour, andavo in Sicilia a suonare, avevo 5 date in Sicilia e mi sono preso paura perché non potevo permettermi, non so, durante un live che si spegnesse Certo. e sono andato a comprarne subito uno nuovo, che è una roba che mi faceva strano, sempre nell'ottica che ti dicevo prima di spendere poco, di fare un progetto low budget, però in quel momento lì mi sono reso conto che quello proprio ne avevo bisogno di uno che funzionasse veramente. Quindi la mattina prima di partire per la Sicilia sono andato in un supermercato che aveva un po' un'offerta e ne ho comprato uno. Quindi mi sono reso Sì. conto proprio che non lo facevo per avere l'ultimo modello, non me ne fregava niente. Io avevo bisogno di una macchina che funzionasse bene. Quindi Sì. in quel momento lì mi sono reso conto di quanto era importante per me il cellulare. Averlo sempre carico, insomma, per tutto quello Certo. che inizia a usarlo veramente, a sfruttarlo, non dico per tutto, ma insomma, l'ho iniziato a vivere in un altro modo, vederlo come una roba veramente importante, che fa parte proprio, cioè, Beh. è il progetto, non lo so, no? E quindi gli dai molta importanza, ho iniziato a volerli più bene, ecco. Poi Sì. l'ho iniziato a usare molto di più, chiaramente anche con i social, fare i vari post, Sì. insomma, inizi proprio a usarlo di più a livello di ore, sia per comporre, Sì. sia per fare i video. Se ero, adesso mi ho rallentato un po', però ero sempre attaccato al cellulare. E Certo. questa cosa qua un po' mi ha fatto strano, perché io poi lavoro con i ragazzi come te, cioè. Sì. E mi sono sentito un ragazzino, cioè io ero sempre attaccato al computer, no? Praticamente un Non bimbo minchia con qualche anno in più, praticamente. come? Un bimbo minchia con qualche anno in più, Esatto, praticamente. perfetto. Però sì, diciamo per lavoro, ecco, quindi Sì. insomma, è cambiato un po'. Molto, molto bello questo. Hai detto una cosa che mi sta facendo riflettere, perché in effetti, nel momento in cui, questo sempre rivolto ad esempio ai nostri ragazzi, nel momento in cui il cellulare diventa l'unico forse strumento attraverso il quale tu puoi portare avanti le tue passioni, allora inizi già a vederli in un altro modo, inizi già ad averne più cura. Perché? Perché senza di quello, finché non viene riparato, oppure che ne so, oppure se ti si scarica durante il giorno finché non torni a casa e così via, tu il tuo hobby, la tua passione non la puoi portare avanti, non la puoi coltivare, che per un ragazzo è importante, cioè, non solo per un ragazzo, però siccome stiamo parlando anche di loro, appunto, soprattutto di loro, è molto importante. Ad esempio, penso a tutti i cellulari che vengono costantemente rotti, proprio per incuria. Ad Trattati male. esempio, il ragazzo che sale sulla giostra, quella che fa il giro, ad esempio, e ha il cellulare in tasca, ma la tasca non ha una cerniera. A me è capitato di vedere ragazzi, ora che arriva su, il cellulare vola giù da metri di altezza, è ovvio la fine che fa comunque, e insomma, ah vabbè, pazienza, come pazienza, intanto l'hai distrutto, i tuoi l'avevano pagato, insomma, poi hanno, e così via, insomma, poi c'è tutto questo discorso qui. Oppure ragazzi che arrivano a scuola alle 8 di mattina con il cellulare che è già al 10% di carica, perché? O perché? Perché magari poi ti dicono mi sono dimenticato di caricarlo durante la notte e poi stanno tutto il giorno un po' così. Se invece il cellulare, nel momento in cui il cellulare diventa lo strumento attraverso il quale
tu ragazzo porti avanti la tua passione, quella della vita, quella per cui moriresti, perché poi i ragazzi sono molto sanguigni in questo, nelle loro passioni, allora ecco che magari ti preoccupi di uscire di casa col cellulare carico, ti preoccupi affinché questo strumento non si rompa, almeno non in modo così stupido, perché io non me ne curo. Esatto. Perché magari sono da una parte all'altra della classe, mi fai vedere il tuo cellulare e glielo lancio da una parte all'altra della classe, per dire, l'altro manca la presa, perché insomma, non pretendiamo, non è che tutti siano giocatori di baseball o di pallavolo o di basket, insomma, e il cellulare va in crash. Quindi robe di questo tipo sicuramente. Quindi questo può anche essere un ottimo modo per aiutare i nostri ragazzi ad iniziare ad avere cura dei loro effetti personali, perché poi alla fine il cellulare è l'effetto personale per eccellenza, per noi adulti ormai, ma soprattutto per i nostri ragazzi. Quindi questo sicuramente, questo è un esempio molto, molto interessante. Sì. Una domanda un po' trabocchetto. Allora, non ti senti ogni tanto, visto che hai accennato al fatto di stare sempre sul cellulare, non ti senti ogni tanto un po', tra virgolette, dipendente? È una domanda trabocchetto, quindi puoi rispondere come preferisci. Io per primo dico che la dipendenza da internet e da cellulare in realtà poi molte ricerche l'hanno disconfermato, comunque bisogna andare coi piedi di piombo e così via. Però il fatto che magari sei lì, che magari arrivi 10 minuti prima dei tuoi ragazzi, magari sei fuori che aspetti, ti fuori il cellulare e fai ancora un altro pezzettino di lavoro, ad esempio, perché tanto è mobile, quindi ce l'hai lì in mano, tra le mani. Come la vivi questa cosa? Perché ci sono, ad esempio, c'è un movimento che il minimalismo digitale, digital minimalism, che invece va nella corrente contraria, ossia l'idea è quella di utilizzare il meno possibile il proprio cellulare, le applicazioni, ma anche tablet, computer e così via. Tu come ti posizioni? Come pensi di posizionarti in questo? La parola dipendenza non mi piace, almeno non la vedo. Io legata a me, io potrei tornare, usare il cellulare in modo, usare il cellulare meno tempo, diciamo, no? Però hai fatto un esempio perfetto. Io arrivo a lavorare 10-15 minuti prima, so che in quei 10-15 minuti potrei fare delle robe per il progetto, per via Bear, metto a farli. Cioè, è vero che potrei non farlo, però sfrutto quel momento lì per farlo, perché uno dei motivi per cui ho iniziato a usare il cellulare, ho visto che mi tornava utile per il mio progetto, e probabilmente se non avessi scelto questa strada non avrei neanche finito un album. Utilizzare i momenti morti della giornata, io comunque non lo faccio per lavoro, per professione, musicista, è proprio utilizzare i momenti morti della giornata. Non per andare a cazzeggiare su Facebook o su Instagram, ma già, intanto ci vado, però. Ma proprio per fare qualcosa di concreto per il progetto, che può essere buttare giù qualche linea di una canzone, può essere creare una grafica che mi serve per una roba, e quindi proprio è come, come se fosse lavoro veramente, non la vedo come una dipendenza, cioè è proprio una fortuna poter quei 15 minuti, 20 minuti, ce l'ho in tasca, lo tiro fuori e faccio qualcosa di concreto per il progetto, altrimenti dovrei farlo, non so, quando arrivo a casa la sera dopo lavoro, però nel bene c'hai la bambina e ti scoccia a rubare del tempo alla famiglia per Eh fare beh, certo. quella cosa minuti. Molto bello Sei in pausa? questo. Come? Sì, No. dicevo, scusa, ti ho interrotto perché proprio mi è uscito proprio dal cuore questo commento. Molto bello quello che hai detto, perché così quando torno a casa, cioè, il senso tuo è ho più tempo per stare con la famiglia, perché per portare avanti questo mio progetto, che nel tuo caso non è solo una passione, è anche un vero e proprio progetto. Ok, lavorativo magari no, perché tu, tra virgolette, di lavoro fai altro, però comunque produrre tutta questa discografia, video, partecipare ai concerti, agli eventi e così via, alla fine è un lavoro. Quindi il fatto di poter tornare a casa e di poterti dedicare alla tua famiglia o magari per un'altra persona, magari chi non ha famiglia possono essere altri hobby, del tipo esco fuori a farmi una corsa, ad esempio, o che ne so, vado al cinema, perché no, e così via.
Quindi, paradossalmente, uno strumento che viene demonizzato da molti perché dice sto sempre su questo cellulare, sto sempre su questo cellulare, se utilizzato appunto nel modo corretto, in realtà proprio la proprietà del digitale e del cellulare può addirittura aiutarci a migliorare la nostra vita. Perché, ripeto, anziché tornare a casa e pensare, ah, devo ancora rispondere all'email, devo ancora editare quel video, eccetera, eccetera, per cui io arrivo la sera e devo poi appunto trascurare del tempo ai miei cari, ai miei affetti, ad altre mie passioni o anche al cazzeggio, perché no? Perché ogni tanto uno ha anche il sacrosanto diritto di cazzeggiare, solo che vita triste che sarebbe, solo produrre, 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 insomma, non è il massimo per un essere umano. Va bene per le macchine, per i robot. Quindi, e invece in questo modo, con un'opportuna gestione del tempo, aiuta. Ovviamente, come hai detto tu, questa è un'altra cosa interessante, cambia il rapporto con lo strumento. Quindi, se ho 5 minuti di tempo libero, stai dicendo non vado a cazzeggiare su Facebook, nulla di male, per carità, però anziché andare a cazzeggiare su Facebook, so che quei 5 minuti li posso usare, ad esempio, per ritoccare quell'aspetto di quel progetto, e così via. Quindi, possiamo anche dire che un cellulare concepito in questo modo può anche aiutare i nostri ragazzi a costruirsi sia un piano operativo e anche una migliore gestione del tempo, perché questo è anche utile perché io vedo che molti adulti vedono i ragazzi che stanno sempre sul cellulare e quindi li considerano dipendenti dal cellulare, da internet. Per questo ti ho fatto una domanda molto provocatoria parlando di dipendenza, era volutamente forzata. Perché noi abbiamo un'idea di cellulare, ma in realtà noi adulti non andiamo a vedere che cosa i nostri ragazzi effettivamente fanno sul cellulare, perché appunto mi dici anche tu, e tu sei anche la dimostrazione vivente, io col cellulare posso fare di tutto di più, posso, tra virgolette, perdere tempo, che sto dietro ai gossip, che magari non mi aggiungono nulla, se non un po' di svago in quei 5 minuti della mia vita, ma posso invece portare avanti anche un progetto molto significativo per me. E così Esatto. via, quindi questo anche è molto, molto importante. Quindi, venendo un po' a noi, dunque, che cosa possiamo dire ai genitori? Secondo te, anche solo un messaggio che ti senti di lanciare ai genitori in merito a tutto questo, sia di come i ragazzi usano il cellulare o come li vedono loro, in generale riguardo al cellulare dei loro figli? Oddio, per me il punto importante è cercare di capire se il proprio figlio o i propri ragazzi hanno una passione Sì. o un inizio di una passione, insomma, hanno un interesse verso qualcosa che va al di là veramente delle classiche cose che si fanno col cellulare, cioè giocare. Ci sono tanti giochi, vedo tanti ragazzi che perdono, non ho nulla contro i videogiochi, ma perdono troppe ore nei videogiochi, un pochino va bene, ma troppo. Comunque, a parte i videogiochi, i social, se c'è quel qualcosa di più che riescono a intuire dai figli, che è poi una passione, può essere la musica, può essere la fotografia, può essere l'arte in generale, si può fare veramente tante cose, se non mi viene in mente, però se vedono che c'è qualcosa di più, valorizzarlo, parlarne, ma anche caricare, non so, i propri figli, caricarli per dire bravo, fammi vedere quello che hai fatto, fammi sentire, cioè provare quindi da un cellulare riuscire anche con piccole cose, può essere anche solo nella Sì. fotografia, però vedere che c'è qualcosa che va al di là, che mi interessa, una passione, mettere in gioco anche il ragazzo, no? Questa è la parte positiva di questo mezzo che è il cellulare, perché può essere un mezzo, no? E non solo una perdita di tempo o una dipendenza come cose Sì. Sì. negative. Cercare di vedere il positivo, se c'è qualcosa di positivo, un interesse, una passione, che non è facile, credo, da capire, perché poi dipende anche l'età che hanno i ragazzi, perché poi gli adolescenti, insomma, sono abbastanza criptici, no? Non Sì, è vedere niente. gran casino. Io subito,
Però sono convinto che tanti ragazzi hanno dentro qualcosa, hanno delle passioni e d'altronde è possibile che queste passioni passino attraverso un cellulare, no? Proprio perché, come dici te, è una roba che hai sempre dietro, è una roba cui danno importanza, che hanno sempre in mano e quindi passerà qualcosa da lì anche di positivo, di passione, di Sì. interesse, no? Quello, lì bisogna andare a puntare, a tirare fuori, a spingere. Nel mio caso era la Sì. musica, però insomma, Sì. non può essere Può solo. essere Cioè, qualunque cosa. esatto. Sì. E ecco, poi aggiungerei io a questo punto anche aiutare i nostri ragazzi, almeno agli inizi, a portare avanti queste loro passioni attraverso gli strumenti che loro hanno già. Perché Esatto. questo è anche molto importante, perché così il ragazzo si concentra, come dicevamo prima, sull'idea, sull'esecuzione e non sulla materialità dell'attrezzo o dell'oggetto, perché altrimenti poi questa materialità passa in primo piano e tutta l'intera passione poi perde comunque di senso a quel punto, proprio perché l'importante è l'idea. Quindi come genitori, anche il fatto di dire, ok, vediamo, visto che ti piace questa cosa qui, vedi, ti aiuto a svilupparla meglio iniziando con quello che hai. In questo caso può essere il cellulare. Questo esempio sicuramente, perché vedo anche molti genitori, perché tra, in buona fede, ci mancherebbe che appena il figlio mostra una certa passione, subito i genitori si prodigano, fanno sacrifici per comprare questo attrezzo, quest'altro, quest'altro là. E così via. E per carità, ripeto, in buona fede, ci mancherebbe, però magari se invece di operare questo, noi ci concentrassimo su quello che i nostri ragazzi hanno già, perché in effetti in molti casi almeno hanno già tanto, o almeno hanno già, perché hanno tanto, hanno già tutto quello che gli occorre per portare avanti la loro passione. Io vedo che per gli strumenti che hanno oggi i nostri ragazzi, non gli serve molto, molto di più. Poi andando avanti in seguito, se il nostro ragazzo ovviamente mostra che questa passione sta iniziando a superare un certo limite di qualità, eccetera, eccetera, allora è ovvio che immagino di fare quella spesa in più, ci mancherebbe. Però non parto dalla spesa, ecco, parto da quello che hanno già, in questo caso il loro cellulare. Molto, molto interessante, sì. E un messaggio ai nostri ragazzi invece? Che è poi sempre più o meno lo stesso che darei ai genitori, no? Sì. Di affezionarsi a qualcosa, non lasciarsi passare tutto sotto senza fare niente, no? La passione può essere, adesso, può essere per uno sport, può essere per la musica, però fermandola questa cosa, senza lasciarsela passare sotto, Sì. no? È quello che ti dà. È quello che ti fa fare una svolta nella vita, io Ok. credo, no? Sì. Cercare di soffermarsi su quello che ti piace, o quello che potrebbe Ok. piacerti, potrebbe piacerti, perché andrà bene uno parte, soprattutto quando sei poi più giovane, si prende un treno, si infila, poi un po' ti rendi conto che non ti piace, però almeno provarci. Hai Certo. intuito, ti sembra aver intuito che quella è una roba che ti piace, bene, prova a approfondirla un po', ecco, un po' a quello, approfondire un po', no? Non fare le cose sempre così velocemente, senza dare importanza, però approfondire una roba, Sì. che può essere uno sport, può essere qualsiasi cosa, la fotografia, però Sì. approfondirla, dedicarci del tempo, cercare di crescere un po', migliorare, poi vedi se ti piace o no. E invece Certo, spesso vedi certo. che tutto corre come un fiume e non prendi niente, non fermi niente, non ti concentri un attimo su una cosa specifica. Sì. Questa è anche una cosa che condivido pienamente. Secondo me hai detto anche una cosa molto, molto interessante e bella, che è provarci, perché il tempo dell'adolescenza, ma anche prima, per carità, non è tanto il tempo della riuscita a tutti i costi, è il tempo della sperimentazione. Chi se ne frega se poi questo progetto riuscirà, chi se ne frega se poi verrai chiamato dall'agenzia TOT. Ai 14 anni, 15 anni, chi se ne frega? Quello che devi fare a 14-15 anni è sperimentare. Ti piace la musica? Certo, aspira a diventare il rocker
iperfamoso, ci mancherebbe, come dicevi anche tu, devi sognare. Anche da adulti dobbiamo rimanere a sognare, figuriamoci da ragazzi, da bambini, sennò cavoli, questa vitalità la spegniamo sul nascere. Quindi sogna, però sappi che ci sono degli step e adesso tu stai sperimentando. Perché? Perché magari da qui a 6 mesi scoprirai un'altra passione. Oggi strimpelli con la chitarra, magari fra 6 mesi ti scoprirai appunto con un cellulare a scattare foto, a guardare i tutorial su YouTube su come comporre un'immagine. Come gestire i colori della macchina fotografica e così via. E va benissimo. L'idea di iniziare, passando dalla parte dei genitori, l'idea di iniziare con quello che i nostri ragazzi hanno già, in questo caso parliamo anche del cellulare, appunto, è anche utile in questo senso. Perché? Perché il fatto di ricorrere subito all'attrezzo ipercostoso e così via, innesca poi anche delle dinamiche molto spiacevoli. Perché? Perché i ragazzi sono molto sanguigni nelle loro passioni. Quindi succede che agli inizi ti portano una passione come se fosse quella della loro vita. Allora, magari tu, genitore, in buona fede, inizi a comprargli questo, questo, quest'altro perché devono avere il top dell'attrezzatura. Poi, dopo 6 mesi, il ragazzo cambia passione perché scopre una cosa nuova, però i genitori intanto ci hanno speso dei soldi. E allora si innescano poi, io l'ho vista anche personalmente, dinamiche spiacevoli del tipo: ma come, io ti avevo regalato questo, adesso tu non lo tocchi nemmeno. Ma Cici, avevo 14 anni, che ne sa. Cioè. E tu lo vedi anche come un fallimento, no? Cioè, a volte lo vedi Esatto. come un fallimento, che non è un fallimento in realtà, perché, come dici te, anche a quell'età è normale che ti infuochi per una roba, poi dopo cambi, vai in un'altra roba, però il Ma sì, rischio ci è quello mancherebbe. che è un fallimento. Ho speso soldi per te, tu non hai fatto quello, hai fallito. Esatto. È sbagliato, perché non è così in realtà, cioè, io non la vedo così. Esatto. Carichi il ragazzo di aspettative che non sono sue, ma sono quelle del genitore, di te in quanto genitore, e sotto certi aspetti lo ingabbi anche, perché o poi anche inconsciamente si sente obbligato ad andare avanti in quella direzione che però lui non sente più essere la sua, oppure si ribella, cambia direzione, però poi rimangono comunque sensi di colpa e così via, con tutti i conflitti che seguono poi in seguito, perché comunque i ragazzi non sono scemi, sanno che i genitori fanno i sacrifici, anche se poi non lo dicono e non lo mostrano, però lo sanno benissimo, per cui anche i sensi di colpa poi sono da evitare, quindi questo è molto, molto interessante. Ok, Filippo, allora, un'ultima, allora, se vuoi toglierti la maschera, fai come vuoi, ok? Se no te la tieni, scegli tu, perché ti vedo, non è tanto No, traspirante, non la vedo molto traspirante, ed essendo fine luglio. sto Ok. sudando, ma non la tolgo, voglio, mi piace soffrire, è importante soffrire, no? E certo, va bene. Ok, solo un paio di domande veloci. Allora, perché proprio il nome Be a Bear? Cioè, sì, un orso. Allora, il nome mi è venuto in mente dopo un viaggio che ho fatto in Canada. Dove ho avuto la fortuna di vivere per un po' più di 2 settimane con una signora che apparteneva, era una nativa americana, insomma, comunque che Ah. apparteneva alla dei Muoc, quindi ho avuto a che fare un po' con questa cultura e mi ha Sì. colpito molto. L'orso è comunque un animale sacro per tutte le tribù, lo Sì. vedevo da tutte le parti così e mi piaceva usare la figura dell'orso. Perché la traduzione di Aber la puoi tradurre essere un orso, ma anche sì, un orso. Sì. E c'era più la parte, sì, orso, nel senso, Ok. cercare di tirare fuori la parte più animale che abbiamo dentro. Spesso ci sentiamo più uomini, ci dimentichiamo della parte animale, no? La parte Sì. più selvaggia. Che ce l'abbiamo perché siamo comunque di animali, animali sociali, Certo. chiamiamoci pare, ma spesso incastrati negli schemi della società e a me piace, mi piaceva lasciare il messaggio, che poi è un messaggio che passa anche attraverso i video, alcuni video che ho fatto, insomma, attraverso le canzoni, proprio di lasciarsi andare, veramente, tirare fuori la parte più selvaggia che abbiamo dentro. Io, quando vedo che tiro fuori la parte più selvaggia di me, che non faccio niente di che, però mi lascio andare, o anche quando mi ritrovo veramente a camminare tra le montagne, così io sto Sì, meglio. Sento che sto certo. meglio, sento che sono più,
che ha più senso il mio vivere nel mondo, no? Spesso ti ritrovi in una città, traffico, caos, stress, roba. Quindi insomma tutto il progetto poi ha tutto anche una sua parte più spirituale, diciamo, no? Che viene anche da un Sì. viaggio che ho fatto in Canada, un viaggio che avevo fatto prima in India, quindi c'è tutta una Ah, parte spirituale. beh, quindi è stato tutto certo. C'è Ti ha tanto reso di me, bene. delle mie esperienze dentro al progetto, non è solo una roba legata all'iPhone o alla tecnologia o Certo. tutta una parte personale, anche spirituale, senza andare chissà dove, ecco. E Sì. c'è la parte anche spirituale, ma la parte anche scherzosa, ironica, tant'è che ho una maschera in testa, mi piace anche far sorridere, quindi è tutto un mix di cose, ecco. Ok, sì, è bello. È bella questa cosa anche della natura perché, ad esempio, mi aggancio e ci sono sempre più ricerche, parlo in questo caso di bullismo e cyberbullismo, molto bullismo, in cui comunque è stato in vari modi provato che il verde, inteso come il prato, gli alberi, eccetera, eccetera, aiutano comunque a combattere anche questi fenomeni. Ossia, è come se la gente immersa nella natura si sentisse, adesso la semplifico molto, ovviamente poi le ricerche sono più complesse, si sentisse, tra virgolette, meno aggressiva Va buono. rispetto a, senza nulla togliere alla città, che ha le sue comodità e tutto quanto, però ci vuole un equilibrio, come dici tu, e soprattutto comunque rimanere consci del fatto che noi abbiamo anche una parte animale e quella va comunque rispettata, certo. Ok, un'altra domanda, che cosa, visto che stiamo andando in conclusione, adesso sono curioso anche personalmente per questo fatto che usi solo l'iPhone, perché ti spiego, io a suo tempo, quando uscì, mi ricordo ancora il Galaxy Note 2 della Samsung, siccome aveva questo schermo che sembrava enorme a quei tempi, io poi stavo giusto cambiando cellulare, ho detto lo prendo e ho detto faccio un esperimento, visto che lo schermo è molto più grande. Mi prendo una tastiera Bluetooth e faccio tutto col cellulare. Ovviamente nel mio caso non era un lavoro creativo nel senso artistico, intendo dire, io scrivere relazioni, articoli per i siti e così via, quindi mi serviva la tastiera, però ho detto tanto lo schermo è abbastanza grande, io la vista ce l'ho buona, provo a vedere com'è usare solo il cellulare. Vi dicevo, il cellulare è il futuro del digitale a quei tempi, ormai è ormai un po' il passato, però. Ecco, sarò durato sì e no 1 o 2 mesi, ma nel senso che poi puntualmente per qualche motivo, per qualche scusa, riaprivo il mio portatile quando arrivavo a casa. Cioè, ero capace di andare in giro solo col cellulare, quindi i lavori appunto nei tempi morti li facevo sul cellulare, però appena tornavo a casa poi il grosso comunque finivo per farlo col portatile, era più forte di me. Una domanda, quindi tu quali applicazioni utilizzi? Per fare tutto il tuo lavoro in generale con il tuo cellulare. Per quanto riguarda la musica, ed è per quello che poi continuo a usare l'iPhone, quindi il sistema operativo iOS, uso molto GarageBand, Ok. che è anche dell'Apple, lo Sì. uso tanto perché lo uso un po' come se fosse il banco mixer di uno studio di registrazione. Non solo banco mixer, ci faccio anche proprio delle parti di una canzone. Poi comunque dentro GarageBand è un sistema che funziona molto bene, ci puoi infilare dentro varie applicazioni, da un sintetizzatore, a una machine, quindi lo Sì. uso, che però sono applicazioni che trovi anche nei sistemi Android, però Sì, in Android certo. non puoi avere GarageBand, questo è il problema, quindi Sì, a è me. l'Apple che ti chiude. Sì, conosco il discorso. Quindi uso tante applicazioni, quelle che mi servono. Comunque, quello che uso di più è GarageBand, Sì. sicuramente. Posso usare l'applicazione della Moog, ce n'è una bellissima, non mi ricordo il nome, di Drum Machine, le Drum Machine storiche. Mentre Ok. sulla parte grafica, per i video, uso iMovie, quindi Ok. mi appoggio ai servizi Apple classici, Sì. più che altre applicazioni che andare bene mi consentono di fare della roba che iMove non lo può fare, poi dopo chiaramente le butto dentro iMove. Ho capito, sì. Perché ad esempio ho visto che in alcuni video comunque c'è proprio anche ad esempio il ritaglio della tua persona che poi viene Esatto. messo in impressione, quindi quelli non li fai con i movie, almeno da cellulare.
usi comunque delle altre applicazioni, una volta che tu hai vari video, magari con la trasparenza e così via, li metti poi insieme sfruttando iMovie praticamente come centro di regia, giusto? Sì, In più questo un caso. concetto, poi ci sono varie altre applicazioni di fotografia, comunque di ritocco delle immagini, sui nomi sinceramente non me le Va bene, ricordo. ok, sì. Poi in genere poi uno li sperimenta anche, quindi li cambia a seconda di quello che esce. Forza Ok, a usare sì. l'applicazione, capisci anche i limiti dell'applicazione, perché chiaramente un cellulare, GarageBand nel cellulare è diverso da GarageBand nell'iPad, ed è diverso da quello che c'è nel Mac, lo so benissimo, Certo. però capisci i limiti, sai che puoi arrivare fin lì, sai che quella roba la puoi fare, la fai, e se te vuoi fare qualcosa di superiore, sai che non lo puoi fare, quindi dopo un po' la mia testa si focalizza su quello che riesci a fare, che si spremere al più possibile iMovie, GarageBand, le Sì. varie applicazioni, e sai che puoi fare altro. A me è capitato degli amici che mi chiedevano, non è che mi riusciresti a fare un video che non c'entra niente con la musica? E io dico, guarda, quello non lo posso fare, cioè non si può fare col Certo, cellulare. sì, non, Guardiamo sì, già, perché infatti. con l'applicazione so che lì si ferma lì, non, quello step Certo. dopo lo devi fare col computer, insomma, Sì. per Sì. dire, no? Conosci le applicazioni, impari a Però conoscerle. l'altra faccia della medaglia, e questo lo dico anche per esperienza mia, è vero che conosci i limiti, ma di conseguenza ne conosci anche le potenzialità e possono Esatto. anche capitare le sorprese. A me è capitato con alcune applicazioni che sembrano molto ingessate, però poi dire, ah, però non sapevo che si potesse fare questo, quest'altro, o che avrei potuto fare questo e così via. Quindi questo sicuramente. Ad esempio, come quando, ad esempio, a un certo punto, almeno per il momento, ho deciso, perché non mi serve, di non avere un portatile. Io uso un iPhone e un iPad e basta. E l'iPad lo uso ancora prima di iPad OS, che poi si è evoluto. Quindi a quei tempi era il sistema operativo per iPad era lo stesso dell'iPhone, solo che era più grosso perché lo schermo era più grande praticamente, non c'era molto di più. Ecco, quindi era comunque molto ingessato per fare i vari lavori. E quando riconsegnai il portatile, che era in noleggio operativo e così via, siccome pensai un momento, vediamo se ho veramente bisogno di un portatile. Facciamo così: non compro subito il portatile nuovo, non lo prendo, vedo quanto riesco ad andare avanti con l'iPad. Tanto a un certo punto a prendermi un portatile nuovo l'ho fatto in fretta. E cosa curiosa, a un anno e mezzo di distanza ancora non ne sento l'esigenza, perché è stata una rivelazione per me. Prima era solo un sospetto, perché già usavo l'iPad da tantissimi anni, quindi comunque lo conoscevo un po', però non pensavo che non avrei avuto bisogno, per le mie esigenze ovviamente, di un computer. Anzi, ho scoperto di poter fare delle cose con l'iPad già a quei tempi, quindi col vecchio sistema operativo, che non pensavo. Che non credevo, ecco, perché mi sembrava troppo ingessato come sistema operativo. Poi vabbè, adesso si sta aprendo, ma questo è un altro discorso. Ok, perfetto. Ultimissima domanda, così poi ci salutiamo. Dove possiamo trovarti? Perché tu produci video, quindi hai un canale YouTube, poi musica e così via. Dove possiamo trovarti? Tanto poi i link e tutti i riferimenti li metterò nelle note. Quindi saranno poi trovabili nelle note, quindi poi me li passi e io li inserisco. Sì, no, un po' dappertutto, da YouTube, se scrivete via Bear Music, Facebook, YouTube, Instagram, su Spotify, la musica, boh, TikTok, anche su Oddio, anche TikTok, tu su TikTok. vabbè, bisogna, E certo. o Twitter, che non lo uso mai, però... Beh, certo, Twitter ormai dei nonni, come dicono i nostri ragazzi. Comunque, dai, un po' dappertutto, basta che scrivete via Bear Music, e mi trovate. Io consiglio sempre, ma perché, di guardare il video mentre si ascolta la canzone, perché quasi sempre quando inizio a scrivere una canzone io mi viene già in mente, in testa, il video, le immagini da collegare al video, quindi ci do molta Sì. Certo. importanza. Cioè, il video non è appoggiato a caso lì, è proprio, viene costruito
A volte proprio viene costruito mentre ancora la canzone si sta Ah, chiudendo. pensa, Quindi addirittura, sì. consiglio, se uno vuole, di guardare il video prima ancora di ascoltare la canzone. Poi uno fa quello che gli Ok. pare, però ecco Certo, ci quello. mancherebbe, non facciamo stalking a nessuno, quindi No, no. se qualcuno vuole andare prima su Spotify non gli interessa il video, però ecco, sì, diciamo che è un progetto più onnicomprensivo, quindi video e audio, in questo caso video e musica, viaggiano di pari passo, quindi diventano sinergici tra di loro. Molto interessante questa cosa, sicuramente. Ok, va bene, d'accordo. Grazie mille Filippo, ok, Grazie anzi, be a bear, a te. e sicuramente poi ecco, ti ripeto, mi mandi poi tutti i vari link e riferimenti, così io poi li inserisco nelle note. Perfetto, e a chi ci sta guardando, ci sta sentendo ed è arrivato fino ad ora, beh, innanzitutto grazie per averci seguito fino ad ora. Grazie ancora ufficialmente e pubblicamente a Filippo per la sua disponibilità e soprattutto per i messaggi che ha lanciato, molto importanti non solo per i nostri ragazzi, ma soprattutto per i nostri genitori. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero. Ciao.